Buonasera a tutti e grazie di essere presenti. Io devo lasciare la parola a Marie-Noëlle Carne, ma sento un obbligo, quello di dover riprendere qualcosa dei discorsi fatti ieri sera, dopo il nostro intervento, con gli interventi di Antonio Ercolani e di Carlo Nesca. Sinceramente pensavo che fosse chiaro a tutti e quella che è la mia impostazione, quello che è il mio modo di affrontare questa campagna elettorale. Io avevo più volte ripetuto, ma evidentemente poi chi non vuol sentire, no? Non c'è più un peggior sordo di chi non vuol sentire. Avevo detto più volte che io non è mia abitudine attaccare le persone. Non è mia abitudine scendere negli aspetti privati delle persone, nella vita privata delle persone, assolutamente. Qualcosa di sacrosanto che va sempre salvaguardato, di cui ho rispetto e credo che sia fondamentale, no? E improntare i rapporti tra le persone, i rapporti civili, su questo principio. Quindi da questo principio non ho mai derogato, né mai intendo derogare. Però ho anche detto che il confronto su questa piazza, nella campagna elettorale, è un confronto che è importante, perché andiamo a parlare non di cose private, ma andiamo a parlare di fatti pubblici, di comportamenti pubblici, di interessi della collettività. Su queste cose non si può tacere, su queste cose non si può far calare il silenzio. Non si possono dire mezze verità, non si può dire non dire. Abbiamo il dovere di rendere chiaro quello che è stato il clima di questi anni, il clima con il quale questo paese è stato amministrato in questi anni. E noi ci stiamo sforzando per rendere il più possibile quello che è il clima e quelli che sono stati gli atti, i comportamenti, i modi con cui hanno inteso affrontare l'amministrazione di questo paese. Può anche non piacere questo, lo so, sappiamo che molte volte chiediamo conto di cose anche molto difficili, scomode, ma noi dobbiamo farlo. Questo non è mancanza di rispetto nei confronti delle persone, perché io non ho mai detto che qualcuno è più bello o più brutto dell'altro, ma quelli che sono i comportamenti, di questo sì, sono chiamati tutti, siamo chiamati tutti a dare conto. E noi, questo è il nostro dovere. Sarebbe una campagna elettorale sprecata, sarebbe una bugia al paese non cercare di dire le cose fino in fondo. Sarebbe uno stato di omertà che non aiuta il paese. Perché quando le cose si dicono, aiuta anche a progredire un paese. Perché quando c'è chiarezza, il paese cresce. Perché quando io faccio degli errori e qualcuno me lo fa notare, questo serve a tutti. Poi magari è bello anche poterci dire le cose positive, indubbiamente, ma guai a tacere quando c'è qualcosa che non va bene, quando c'è qualcosa di torbido e lo lasciamo lì, no? Come se non dovessimo invece renderlo più chiaro e trasparente, perché un paese cresce così. Questi dibattiti, questi confronti servono per questo e su questi argomenti dobbiamo confrontarci. Per cui io davvero non capisco quando Antonio Ercolani ieri sera ha parlato di cose davvero spiacevoli, no? Quando diceva odio, cattiveria, invidia. Ma che cosa sta dicendo Antonio? Io ho già detto prima, non ho ragioni personali contro nessuno. Tu non mi hai fatto nulla, mai, nulla, un torto da te, non posso dire di averlo subito. Altrettanto io posso dire questo, non credo averti mai fatto un torto. Ma io sto cercando qui di raccontare, di giudicare i tuoi comportamenti pubblici, come dicevo prima, i tuoi comportamenti a livello di amministrazione. E di questo mi dispiace, può anche far male, ho detto, ma noi abbiamo il dovere di dire fino in fondo come stanno le cose. Non è odio, non è cattiveria, è fare il nostro dovere, non è invidia. E di che cosa? Di che cosa dovrei invidiare le persone? O te in particolare? Non credo di averne ragioni. Assolutamente. Sono qui perché sento di dover dare, come dire, di essere fedele a quello che è il mio compito, a quello che è il mio dovere. Guai, una campagna elettorale, un confronto ovattato,
falsificato. Vogliamoci bene? Sì, vogliamoci bene, ma quel vogliamoci bene non deve indurci in errore e dire, siccome ci vogliamo bene non dobbiamo dirci le cose, non dobbiamo criticarci. Eh no, caro Carlo Nesca, rispondo anche a te. Io ho sempre detto che apprezzo alcuni tuoi comportamenti, alcuni tuoi atteggiamenti, ho sempre detto che sei una persona con cui si può discutere. Questo mi fa piacere, mi ha fatto piacere anche il tuo impegno in campagna elettorale, mi fa piacere averti come rivale, spero di poterti battere, spero di poterti mandare all'opposizione, indubbiamente, ma mi fa piacere avere un interlocutore come te e spero che questo possa dirlo anche tu nei miei confronti. È importante avere persone serie, capaci, perché maggioranza o opposizione, comunque, quello che sia il ruolo, dobbiamo dare qualcosa di meglio a questo paese. Mi auguro che in ogni caso si cerchi di elevarlo il confronto e lo scontro, il confronto e lo scontro appunto sui temi del paese. Questo è importante. Quindi ho salutato positivamente anche la tua presenza. Però questo non significa, siccome siamo delle brave persone, non dobbiamo toccarci. Mi hai criticato, mi devi chiedere addirittura scusa, mi devi chiedere addirittura perdono, ma di cosa? Io non sento doverti chiedere scusa né perdono di alcunché. Io ho semplicemente detto che la tua lista è una lista fatta, e lo ripeto, esclusivamente seguendo il criterio della quantità: più voti raccogliamo, prima vinciamo, prima arriviamo alle poltrone, evidentemente. Se vinciamo, vinciamo per cosa? Vinciamo per la poltrona. E questo ho detto. Non credo di aver detto qualcosa di offensivo, ho detto una squadra fatta in quel senso, non avete badato alla qualità di quella squadra, non avete badato, ho detto, alla coerenza di un filo conduttore comune. Questo ho lamentato e lo lamento ancora, perché questo è un danno. Una squadra che si compone di pezzi di provenienza diversa, in contrapposizione tra loro. Già voi vi siete fatti 5 anni di guerra per le poltrone. C'è stato un gruppo di maggioranza che ha fatto l'opposizione, vi dicendo, dovevo andare via, poi rientrato e cose di questo genere. Poi avete fatto altro minestrone, avete aggiunto altro. Come volete che giudichi queste cose? Io personalmente giudico un qualcosa, una minestra, cucinata lì apposta per poter dire forse così prendiamo più voti, forse così arriviamo prima ai nostri obiettivi. Beh, scusami, io tutta franchezza la penso così, ti dico questo. Scusami se critico queste cose, è mio dovere. Non è perché siamo amici non bisogna criticarsi, sarebbe, come dire, mancanza nei confronti del paese, mancanza di sincerità, mancanza di non dire queste cose. Non me la sento assolutamente. D'altronde io ho detto tante volte, stimo Carlo Nesca, ma la persona stimabile come tantissime altre persone, come tutti i cittadini di Gagliano, non di più, non di meno. Non è che ci siamo persone stimabili, ci mettiamo sul piedistallo, quasi a pretendere... di affrancarci da ogni critica. La critica serve, è necessaria, come ho detto prima, soltanto la critica è il sale della democrazia, è ciò che fa crescere un paese, se no è la palude. Se sbagliamo continuiamo a sbagliare, se nessuno ce lo dice, se non ce lo diciamo. E invece no, dal confronto devono nascere soluzioni migliori. Io se dico queste cose lo dico soltanto con questo spirito, non ce l'ho con nessuno. Rispetto tutti, ma il mio sforzo, il mio intento è quello. Se ci diciamo le cose sbagliate, sicuramente cercheremo tutti quanti di fare meglio. E perché questa deve essere la ricerca, di fare meglio, tutti insieme. Ecco, per cui, voglio dire, su questo io mi fermo, avrei tante cose da dire sui vostri discorsi, e tutte le cose che avete toccato, su cui mi piacerebbe anche rintuzzare, ma non voglio togliere spazio a Marino Melcarne. Magari se ho tempo intervengo dopo e dirò queste cose, le dirò tutte, una per una. E perché, voglio dire, so bene che molte volte la verità fa male, ripeto, no? Ed è spiacevole. E come dire, riceverla, no? E sentirla, però noi, vi assicuro, continueremo a cercare di fare il nostro dovere e di dire le cose come stanno, di dire questa sacrosanta verità. Lo diremo coi fatti, raccontiamo i fatti, già abbiamo posti tanti quesiti, non ci hanno risposto nulla, anche lo show di ieri sera, Carlo, scusami, magari era ottimo per non parlare dei problemi del paese, era ottimo per non dare risposte ai tanti quesiti che ti abbiamo posto in questa campagna elettorale. E tu invece hai fatto uno show spettacolare, sì, ma non hai dato una risposta. Non hai espresso un'idea, una proposta. Non hai parlato nulla ancora dei problemi del paese. Campagna elettorale volge al termine, non avete presentato un'idea, un programmino, non avete esposto niente su questo paese.
Ecco, questo un po' mi preoccupa. Ecco, questo è un po' preoccupante. Noi abbiamo già stampato un programma che sta circolando nelle case e io, cioè quello è una base importantissima, importante, lì ci sono tutte le cose a cui crediamo, poi magari questi confronti, scontri così ci stanno togliendo il tempo necessario per illustrarlo, ma c'è un programma con tutte le nostre idee, con tutti i nostri punti che vogliamo sviluppare e io spero di avere almeno giovedì il tempo è necessario per fare una bella illustrazione di tutte quelle idee importanti a cui noi crediamo molto e che speriamo di poterle portare avanti insieme, perché lo sapete, vorremmo dare una spinta in più al paese, vorremmo dare una marcia in più al paese, ne ha bisogno, non possiamo fermarci così, è una palude, non va bene. Non va bene perché i giovani non devono scappare per forza, come dicevo prima, non va bene perché noi non possiamo sprecare quelle risorse che abbiamo, in primis ci siamo sciacquati tante volte la bocca, turismo, 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 ma non perché dobbiamo sciacquarci la bocca, perché davvero dobbiamo costruire qualcosa in questo senso, perché può essere una nostra economia che può darci qualcosa di più. Bene, su quel volantino che sta girando, e ne faremo avere ancora altri in questi giorni, ci sono queste cose, ci sono questi spunti, ne riparleremo ancora. Intanto io passo la parola a Marino Melcarne, non ha bisogno di presentazioni, anche lui come me ormai tanto appassionato della politica e così presente sulla scena del paese in modo costante, in un modo o nell'altro, nelle istituzioni o fuori dalle istituzioni, una figura con cui, come dicevo ieri sera, molte volte abbiamo avuto anche dei diverbi, abbiamo avuto anche degli scontri dialettici, ma con un estremo rispetto reciproco e con una estrema coerenza. Dicevo, io sono nato nella cultura centrosinistra, lo dicevo ieri sera, e qui sono. Marino è nato nella cultura del centrosinistra e qui sta. Con noi. E questa coerenza è una garanzia per il Paese, è una garanzia per tutti noi. Grazie a Marino Melcarne la parola. Cari concittadini, buonasera. Non avrei mai immaginato che fossi stato uno dei candidati in questa tornata elettorale. Ho sempre pensato che si può dare un contributo importante alla politica ed essere vicino alle problematiche dell'amministrazione comunale senza ricoprire ruoli di consigliere o assessore comunale. Ma le circostanze, che spiegherò successivamente, hanno voluto che ne facessi parte. L'ultima volta che mi sono candidato è stato nel lontano 1990. Consigliere, diventato assessore, mi sono dimesso dalle due cariche dopo due anni. Non condividevo l'operato dell'allora sindaco Salvatore Monteduro. Da allora non mi sono più candidato, ma questo non mi ha impedito, come cittadino, di seguire le vicende amministrative che vi sono succedute negli anni in questa comunità. Dopo aver fatto questa premessa e prima di entrare in merito alle questioni amministrative, è necessario ricordare ai cittadini di Gagliano le vicissitudini del panorama politico di questo Paese negli ultimi 10 anni. A te, caro Carlo, dico semplicemente che non cadremo nella trappola. A te, caro Carlo, dico semplicemente che non cadremo nella trappola, cioè quella di non chiarire perché di una lista, la tua lista, che è composta di persone che fino a ieri si contrapponevano nei rispettivi ruoli che ricoprivano, di maggioranza e opposizione. 10 anni fa. Accadeva che Antonio Bucarello, Achille Romano, Luigi Colaci ed altri concittadini e l'associazione Il Ponte di Antonio Ercolani presero le distanze dall'amministrazione uscente Monteduro Nesca, rispettivamente sindaco e vice sindaco, presentarono una lista civica chiamata Il Ponte e si contrapponevano alla lista Carlo Nesca del centrodestra e Franco Coclite del centrosinistra. E vinsero le elezioni amministrative del 2005. Per chi ha la memoria corta, ricordo che la lista Bucarello, Ercolani, Colaci, Achille Romano, eccetera, subito dopo la vittoria si dichiarò di centro-sinistra. Sentite bene, cari concittadini di Gagliano,
Il sindaco di Gagliano, Antonio Bucarello, nel 2005 era nel centro-sinistra. Centro-sinistra di Vendola, presidente della Regione Puglia, attuatore del piano di riordino ospedaliero. E noi, cari cittadini di Gagliano, non ricordiamo assicurare l'attuazione del piano di riordino, visto che tu eri parte integrante dello schieramento di centro-sinistra. 5 anni dopo, per le elezioni amministrative del 2010, l'amministrazione uscente Buccarello, Ercolani, Colaci, di centro-sinistra, si chiese soccorso alla lista Carlo Nesca, di opposizione e di centro-destra. Ci fu l'accordo con la condizione che tutti sarebbero dovuti passare nel centro-destra. Per dire la verità, dopo la vittoria si scoprì che l'accordo era più complesso. Per accontentare tutti, l'accordo prevedeva che dopo 2 anni e mezzo ci doveva essere un turnover degli assessori, escluso l'assessore Ercolani, che è rimasto in carica per 5 anni. Ma sì, cosa importa delle sigle, delle ideologie, della coerenza? Un pezzo di poltrona veniva garantito a tutti, quasi tutti per dire la verità. E per il bene del paese, la poltrona viene sempre prima di tutto. Anche in quell'occasione, come adesso, qualcuno malignò, colpa del Rais Baderusso, se non è stato possibile fare diversamente. Quell'accordo fu fatto per soddisfare le esigenze elettorali di Palese, candidato presidente di Forza Italia alle elezioni regionali della Puglia del 2010, in contemporanea con le amministrative. Fu sacrificato in quell'occasione Carlo Nesca come candidato sindaco del centrodestra a favore di Buccarello. E poco importava che nei 5 anni di opposizione precedenti al 2010 Carlo fu durissimo contro la giunta Buccarello. E guarda caso, lo scontro fu proprio con quell'assessore che ora è nella sua lista. In questo caso bisogna riconoscere a Carlo Nesca, consigliere di opposizione a Buccarello, pur accettando l'accordo, non si candidò per le elezioni amministrative del 2010. In quelle elezioni il centro-sinistra cercò di rinnovarsi con Davide Bisanti, candidato sindaco, per Anna Petracca, capolista, con Valentino Pizzolanti, Miro Greco, insieme a Totò Sergi, per 5 anni, fino ai giorni nostri, furono consiglieri di opposizione della giunta Buccarello-Ercolani. Allora, cari concittadini, in un paese normale, chi per 5 anni fa opposizione, è naturale che si organizza per contrapporsi alla maggioranza uscente. O no, questo credo è la cosa naturale che debba accadere in un paese normale. E invece a Gagliano, ancora una volta, cos'è accaduto? È accaduto che i due principali rappresentanti dell'opposizione uscente, Davide Bisanti, già candidato sindaco, Pieranna Petracca, capolista, tra l'altro Pieranna Petracca componente della segreteria provinciale del Partito Democratico, confluiscono nella lista di maggioranza e di centrodestra. E in un colpo solo vengono annullati 5 anni di opposizione alla giunta Buccarello-Ercolani, allo stesso modo come era già successo nel 2010. Con Carlo e Buccarello. Quindi, cari concittadini, questo passaggio deve essere chiaro. I due massimi rappresentanti dell'opposizione a Gagliano, che avevano il compito di organizzare una lista per contrapporsi all'amministrazione uscente, li troviamo nella lista che rappresenta l'amministrazione uscente. 3 assessori su 4 sono presenti nella lista di Carlo, ma soprattutto li troviamo a fianco a persone della maggioranza artefici di 10 anni di amministrazione disastrosa e artefici del degrado dei rapporti del vivere civile di questo paese.
No, Carlo. Il tentativo di prendere le distanze per salvaguardare i due rappresentanti dell'opposizione non regge. E qui viene un po' da sorridere, cari concittadini, perché come tutti avete notato, nel primo comizio Buccarello sul palco era da solo. E Carlo ha parlato subito dopo, prendendo le distanze dalla gestione Buccarello. Ma già nel secondo comizio iniziava la fusione. Vedremo in futuro come andrà a finire. Il passato ci ha insegnato che chi si sacrifica per una candidatura di bandiera in una elezione provinciale o regionale, dopo sarà ricompensato. E tu, Carlo, ne sai qualcosa di questo tipo di accordi, altro che presa di distanza. Oggi nelle case tra la gente si vuole trasmettere che la scelta di passare nella lista di maggioranza è responsabilità di interferenze esterne. Quindi Abate Russo, Raiz, avrebbe scalzato prima Pieranda Petracca come candidata a sindaco del centro-sinistra, proponendo Milena Terzini, dopo ha scalzato Milena Terzini favorendo Antonio Biasco, eccetera, eccetera, eccetera. Siete ridicoli. È vergognoso come in questo paese si vuole ancora una volta giustificarsi di scelte scellerate come quelle che avete fatto voi, addossando la responsabilità a gente esterna. Vi dico semplicemente, e senza voler tirare in ballo persone per bene e corrette, che queste stesse persone per un attimo avevano dato la disponibilità, e non solo Milena Messina, a contribuire al rinnovamento di questo paese, ma sono state subito stroncate da vostri beceri personalismi e si sono messe subito da parte. E Antonio Biasco, candidato sindaco della lista Idea Comune, è stato scelto da un'assemblea democratica giovedì 30 aprile, 36 ore prima della presentazione della lista. E a quell'assemblea eravate presenti pure voi, Davide e Pieranda. All'unanimità è stato accettato Antonio Biasco quale candidato sindaco della lista Idea Comune. Dopo, per dire la verità, si è saputo che le vostre deleghe per l'adesione alla lista del centrodestra le avevate già firmate qualche giorno prima del 30 aprile. E questo lo dice l'assessore garante del vostro ingresso in quella lista. Avete cercato di boicottarci fino alla fine. Avete cercato di non farci presentare la lista, questo era il vostro obiettivo. Ma noi, cari Pieranna, Davide e Garante, veniamo da una cultura che sa resistere. Sì, noi veniamo da una cultura che sa resistere, che non molla mai. Siamo qui con le nostre idee, con le nostre proposte, per giocarci fino in fondo questa partita. E voi, Davide e Pieranna, siete liberi di fare quello che volete, qualsiasi scelta, ma per il ruolo che avete ricoperto nei 5 anni di opposizione avete l'obbligo morale verso i 1300 elettori che hanno votato nella scorsa tornata elettorale la lista Galliano Futura, quello di spiegare se l'amministrazione uscente in questo paese in questi 5 anni sulla Censum, sulle reti, sul Ciolo, sul campo sportivo, sul piano regolatore, sul cimitero, su Via Novalde, bilancio, eccetera, eccetera, ha fatto bene o ha fatto male. Questo dovete spiegare ai cittadini di Galliano. Carlo, non puoi semplicemente dire che hai fatto, come hai fatto l'altra sera, che la tua lista non rappresenta la continuità. Sarà pure vero. Ma i conti non tornano, caro Carlo.
Nella tua lista ci sono due consiglieri uscenti con 5 anni di opposizione, Galliano Futura. Due consiglieri con 2 anni di opposizione, Galliano prima di tutto. E poi ci sono 4 consiglieri di maggioranza, di cui 3 assessori. Ma qui è veramente difficile spiegare come hai fatto a comporre la tua lista. Buccarello, che dal suo punto di vista difende l'operato dell'amministrazione uscente di questi 10 anni, non ha amministrato da solo. E questo lo sappiamo benissimo tutti. Il tentativo di camuffare le responsabilità dei protagonisti della maggioranza e dell'opposizione non può reggere, caro Carlo. Davide Pieranna, la gente deve capire fino in fondo il perché di questa vostra scelta. Di questo dobbiamo parlare e non della vostra vicenda all'interno del Partito Democratico. Di questo, dicevo, dobbiamo parlare e non della vostra vicenda all'interno del Partito Democratico. I cittadini di Galliano, importa poco ai cittadini di Galliano, importa poco se voi siete ancora o meno nel PD. I cittadini di Galliano vorrebbero che si parlasse dei loro problemi, delle questioni irrisolte di questo paese, del bilancio gonfiato. Tu, Davide Bisanti, hai denunciato al prefetto l'approvazione di un bilancio illegittimo da parte dell'amministrazione uscente nel 2014, pochi mesi fa. E adesso siete tutti sulla stessa barca, remate tutti nella stessa direzione, Buccarello compreso. Il sindaco Buccarello vi ha umiliato per 5 anni in Consiglio Comunale. Pensate, cari concittadini, quando prendeva la parola Davide Bisanti, il sindaco usciva dall'aula con la scusa della sigaretta. Per 5 anni vi negava l'accesso agli atti e per questo siete dovuti ricorrere più volte al prefetto. E ieri sera Buccarello giustificava la vostra scelta, che è stato sempre un confronto, è stato, diceva, sempre un confronto rispettoso, diceva ieri sera. Veramente è difficile capire tutto questo. Ma voi di questo non parlate. La scelta di candidarvi con l'amministrazione uscente l'avete fatta per il bene del paese, o no? Anche qui ha prevalso la poltrona, sicura e prima di tutto. Per il bene del paese. Sono questi gli atteggiamenti che fanno allontanare la gente dalla politica, caro Carlo. Chiudo questa parentesi facendo una confidenza a Pieranna Petracca e a Davide Bisanti, suo sostenitore fino alla fine. Vedi Pieranna, in più occasioni hai lasciato intendere che eri il candidato naturale a sindaco della lista del centro-sinistra Galliano, per il lavoro e i sacrifici che hai fatto nei 5 anni di opposizione. Lo stai dicendo in tutte le case. Qualcuno ti ha proposta, ti sei autoproposta, e ce l'ha riferito anche Francesco Ciardo, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle nel comizio dell'altra sera. State dicendo che i movimenti oscuri ti hanno messa da parte perché eri candidata naturale a sindaco del centro-sinistra. Avete sottovalutato un particolare. Tu, Pieranna, fino al 2023 non potrai ambire alla carica di sindaco di questo comune, perché esiste un'evidente incompatibilità, che si chiama conflitto di interessi, ed è regolato per legge, non è la classica questione del conflitto di interessi che si parla Berlusconi, Renzi, eccetera, eccetera. No, questo tipo di conflitto di interessi è regolato per legge. Tuo cognato, Moncullo Luigi, titolare della ditta medesima, ha una convenzione per la manutenzione della pubblica illuminazione con il comune di Galliano del Capo che scade nel 2023. E la legge 267 del 2000, articolo 61, prevede che coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti affini fino al secondo grado
che coprono nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali sono ineleggibili al sindaco. Rispetto a questo non voglio fare altri commenti, i fatti parlano da soli. Quindi cosa abbiamo fatto di tanto grave noi oppositori dell'amministrazione uscente e della lista Antonio Biasco ad indurvi a questa scelta scellerata? Vi siete alleati con persone che per 5 anni le avete contrastate, ma pensate che i cittadini sono tutti fessi in questo paese? E volete sostenere che qualcuno vi ha fatto fuori? Ma fuori per quale scopo? Fatti fuori da cosa? Davide, capogruppo consigliare, e Perlanna, consigliere comunale e componente della segreteria provinciale del Partito Democratico, voi avevate la responsabilità di formare la lista da contrapporre alla maggioranza uscente. Il resto sono tutte sciocchezze che attatamente le avete fatte passare tra la gente. Ora, cari concittadini, visto che i due consiglieri di opposizione omettono volutamente di parlare dell'attività amministrativa uscente, farò io qualche riflessione sull'operato dell'amministrazione stessa. C'era una volta il piano regolatore, oggi detto PUC, fatto pronto 11 anni fa dall'amministrazione Salvatore Monteduro, già 11 anni fa era pronto lì, redatto dall'ingegnere Coppola e pagato 70.000 euro successivamente, tolto l'incarico e affidato ad altri tecnici per oltre 100.000 euro, non abbiamo più notizie, è scomparso. C'era una volta il campo sportivo. Qualche anno fa, nel 2011, furono eseguiti dei lavori di ristrutturazione per circa 150.000 euro. Tutti hanno pensato che finalmente sarebbe diventato agibile per le squadre di calcio. Invece no. Fu data l'agibilità provvisoria solo per un giorno, per Massimo Ranieri. Nulla contro il concerto di Massimo Ranieri, ci mancherebbe. Ben vengono questi eventi, ma un campo sportivo deve essere soprattutto agibile per chi ci deve giocare. Ora vediamo tutti che fine ha fatto il campo sportivo. Censo, la storia la conoscete fin troppo bene, ma questa sera voglio puntualizzare alcune questioni. Questa società indagata, l'amministratore già arrestato, ha seguito in modo indiscriminato accertamenti Tarso e ICI, eccetera, su imprese e cittadini. Molta gente ha pagato per non fare causa, ha detto è inutile fare la causa, andiamo a pagare. E c'è molta gente che ha fatto questo. Altri hanno fatto causa. Ed altri ancora, è bastato che si rivolgessero a qualche assessore per avere dimezzata la cartella. Viene eseguito un accertamento alla caserma dei carabinieri. Sono di fronte. Hanno accertato anche la caserma dei carabinieri. Scusate, il compenso della Censimo era di euro 10.949. Il comune, senza batter ciglio, paga la fattura. Quell'accertamento non era dovuto, perché quell'imposta era già stata pagata dalla prefettura. Questo tipo di errori è stata la regola degli accertamenti indiscriminati a voi cittadini, e voi cittadini ne sapete qualcosa. Per i tributi minori, cioè occupazione suolo pubblico, affissione, cioè occupazione suolo pubblico, affissioni, manifesti, eccetera, per 3 anni la Censimo ha incassato la somma
di tributi minori per conto del comune. Prima dell'incarico, la Censum incassava 50.000 euro all'anno. Dopo il comune, successivamente, quando è stato dato l'incarico alla Censum, il comune per 3 anni non ha incassato un centesimo. Via Novaglia. La Salerno Reggio Calabria, questa è la Salerno Reggio Calabria italiana. Quasi 10 anni per realizzare 40 metri di strada. L'importo iniziale per una possibile sistemazione era di 3.300 euro, terminata qualche mese fa con un costo di circa 450.000 euro. Con il risultato che vediamo tutti. Ad alcune famiglie è stato impedito anche l'accesso a casa. E la storia non è finita qui. Ne sentiremo parlare ancora di quella strada. Raccolta rifiuti. Cari concittadini di Gagliano, la questione dei rifiuti è un problema serio e va affrontato con le dovute accortezze e senza demagogia. Ma questa sera mi sento di dire con certezza che i risultati sulla raccolta differenziata e sulla quantità di rifiuti raccolti che vengono trasmessi mensilmente alla Regione Puglia da parte di questo comune non sono veritieri. Non è possibile che nonostante tutti gli sforzi dei cittadini per fare la differenziata in questo comune, il comune stesso ha una percentuale media annua di differenziata di circa il 19%. Cioè, nonostante tutti i nostri sforzi per fare la differenziata, risulta soltanto che il 19% è di differenziata. Il resto sono rifiuti normali. Non credo che a Gagliano ci sia una raccolta differenziata del 19%. E la cosa più sconcertante è che su questo non c'è nessun controllo da parte dell'amministrazione comunale. E i dati che vengono trasmessi alla Regione Puglia sono dati riferiti in modo unilaterale dalla ditta che svolge il servizio di raccolta rifiuti. E anche su questo noi, caro Antonio Biasco, dovremmo dare priorità assoluta. Pubblica illuminazione. Qualche mese fa abbiamo visto affisso sui diversi pali della pubblica illuminazione un avviso di possibile staccamento della luce. Successivamente si è saputo che il comune non pagava il consumo dell'energia elettrica, che la ditta anticipava per conto dell'amministrazione comunale. Quindi la ditta, non avendo più disponibilità economica di pagare le bollette dell'energia elettrica, avvisava i cittadini che di lì a breve l'Enel avrebbe potuto staccare la fornitura ai contatori. Mentre accadeva questo, la giunta comunale incaricava un tecnico e un'altra ditta per verificare se la ditta Moncullo, convenzionata con per la manutenzione della pubblica illuminazione, stesse rispettando il contratto. Per fare questo sono stati spesi 6.500 euro, per fare un controllo alla ditta della manutenzione sono stati spesi circa 6.500 euro. Perché per effettuare un semplice controllo ci si rivolge a tecnici esterni? Dovete spiegare questo. Quando all'interno dell'ufficio tecnico ci sono le competenze per verificare tutto ciò. Ma questo serviva evidentemente solo per rendere la vita difficile alla ditta Moncullo. Ma la sera del 2 maggio, dopo la presentazione delle liste e accertato che Luca Moncullo non era più candidato nella lista contraria all'amministrazione uscente, si è compiuto il miracolo a Gagliano. Come per incanto, il dossier dell'assessore al ramo che aveva pronto contro la ditta stessa è svanito nel nulla. I pagamenti che per mesi erano stati sospesi sono stati regolarizzati. I controlli dell'ingegnere esterno e della ditta pagati con i nostri soldi sono stati accantonati. E Luca è diventato il buono della famiglia. E non solo.
Etacons, grossa società di ingegneria con amministratore ingegnere Stasi, appare nel 2009, gli viene concesso un incarico con bando pubblico per la rete terminale della Fogna Bianca, importo di lavori 3.500.000 euro, costo della progettazione esecutiva e direzione dei lavori 209.000 euro. Con il ribasso l'importo scende a euro 157.000. Ebbene, l'importo finale della progettazione esecutiva e direzione lavori diventa 285.000 euro, più 81% rispetto all'affidamento iniziale. Tutto questo non lo dico io, ma lo diceva il 14 marzo 2014 il gruppo di opposizione. E ti ricordo, Antonio Ercolani, che Davide Bisanti svolge l'attività di segretario comunale e non credo che sia stato indotto ad errore da qualche consulente tecnico. Ti prego, Antonio Ercolani, non sminuire già da adesso la figura di Davide Bisanti, no. L'amministrazione comunale, che cosa si è inventato in questo paese? Si è inventato il pericolo crollo al Ciolo. Io frequento il Ciolo più da mezzo secolo, come tanti di voi, non ho mai avvertito pericolo. Ma è vero, tutto è possibile in quelle situazioni, il pericolo può essere ovunque. Un'amministrazione seria però, se vuole realmente scongiurare il pericolo, fa un monitoraggio dettagliato e interviene in modo mirato per eliminare eventuali rischi. Questo non è stato fatto. Cos'è stato fatto invece? Due progetti complessivamente di 1.500.000 euro. E qui riappare la figura Etacons Ingegneri Stasi. Hanno previsto l'ingabbiamento di alcuni costoni del canale del Ciolo con 6.500 metri quadrati di rete. Su questo c'è un'indagine della magistratura che chiarirà il tutto. Per quanto riguarda l'eventuale masso pericolante, credo che sia necessario intervenire subito, con urgenza, con degli esperti, anche con interventi provvisori per consentire l'apertura della strada. Vedete, cari concittadini, questa sera mi sono limitato a evidenziare alcune problematiche che secondo il mio punto di vista sono state affrontate male dall'amministrazione uscente. Ci sarebbe da parlare della viabilità, del cimitero, delle piste ciclabili, eccetera, eccetera. Non ho parlato del programma e delle cose che la nostra lista vorrebbe realizzare, questo è giusto che lo faccia Antonio Biasco. Prima di concludere, però, voglio rivolgermi ad Antonio Buccarello, candidato alla Regione nella lista Fratelli d'Italia. Ricordo che questa lista sostiene Fitto Schituli e non Forzani. E per rinfrescare la memoria, vi ricordo che tutti i fittiani di Galliano fino a ieri erano tutti Berlusconi, oggi si sono staccati da Berlusconi. Tu ieri, caro Antonio Buccarello, hai rispolverato una storia dell'87, sottolineando una divisione tra il sottoscritto e Antonio Biasco, che Biasco ieri ha chiarito benissimo. Io voglio rispolverare una storia del 1976, vado un po' più indietro. Io avevo appena 18 anni e militavo nei giovani comunisti. Il mio riferimento locale era l'amico Michele Sergi, non lo storico Michele Sergi, detto Casarano, Michelino Sergi. Era consigliere comunale del PC e uno dei suoi insegnamenti fu, Marino diceva, stavamo lì su quella piazza, Marino diceva, vedi che la destra, che da destra è legittimo passare a sinistra, ma da sinistra a destra mai. Sindaco Antonio Buccarello, tu sei stato capogruppo socialista, i tuoi riferimenti erano Pertini, Martelli, eccetera, eccetera. Ma ti sei guardato su quella foto dei manifesti per vedere sotto quale simbolo ti sei candidato? Te lo dico io, la fiamma tricolore.
Vedi, caro sindaco, io non credo che quella scelta sia stata una scelta ideologica, ma credo che lo hai fatto perché qualcuno da Malde te lo ha chiesto. Non voglio più alimentare questa polemica e faccio il mio sincero in bocca al lupo e che tu possa ottenere un buon risultato. Per quanto riguarda l'ospedale, caro Carlo, ieri hai infuocato la piazza. Strumentalizzando e sostenendo che la chiusura dell'ospedale eseguita dal piano di riordino Fitto era conveniente e legittima. E qui bisogna ricordare ai cittadini di Gagliano che furono abbassati artatamente i numeri dei ricoveri di alcuni reparti per giustificare quella chiusura. E ti ricordo anche che all'epoca il tuo sostenitore, il tuo ora sostenitore Achille Romano, insieme ad altri cittadini, raccolse le firme per impedire la chiusura di quell'ospedale. Caro Carlo, non puoi alzare i toni facendo credere ai cittadini di Gagliano che se la sanità non funziona è la responsabilità è della nostra lista. Non esageriamo. Hai richiamato a responsabilità il PD sulla mancata attuazione del piano di riordino, ma questo non lo devi addebitare a noi. Potevi girarti sul palco e chiederlo direttamente alla massima rappresentante del PD mai avuta a Gagliano, componente della segreteria provinciale e tuttora, a suo dire e a tuo dire, sostenitrice del PD e di Emiliano. Prima di concludere voglio fare alcune riflessioni. Io credo che in questo paese stiamo vivendo un'emergenza per la mancanza di regole nella gestione della cosa pubblica e per la mancanza di senso civico. In questo paese vediamo l'assessore che si sostituisce a tecnico, l'assessore che con il pacchetto, diciamo, non voglio usare più termini, di accertamenti degli amici salta la fila di cittadini facendo poi dimezzare l'importo degli accertamenti stessi. Oh no, Luigi Polacci, non eri tu a sostenere tutto questo? Non è possibile accettare passivamente la mancanza assoluta di regole, e mi rivolgo anche a tutti voi, cari concittadini. Il senso civico deve prevalere in ognuno di noi. Non bisogna accettare passivamente e sperare che l'ufessa di turno si occupi delle vostre cose. Tutto questo deve finire in questo paese. L'urgenza in questo paese è ripristinare il dialogo, il confronto democratico e la libertà di esprimere il proprio dissenso, se c'è dissenso, senza pensare che noi si beve il veleno. Caro Antonio Ercolani, hai parlato dei tuoi conti bancari, che sono gli stessi di 10 anni fa, e ci ha messo in discussione la tua onestà. Sinceramente non capiamo questa tua autodifesa. Sui buoni di benzina Antonio Biasco ha usato un condizionale grande quanto una casa e nessuno ha fatto il tuo nome. Ma tu vuoi far credere ai cittadini di Gagliano che esiste una strategia anonima fatta di volantini per denigrare l'essere stesso della persona. Queste cose, caro Antonio Ercolani, non le puoi addebitare a noi. Le abbiamo subite anche noi, ma non facciamo le vittime su questo palco. Tu, ex assessore Antonio Ercolani, devi rispondere solo delle tue azioni amministrative. Un assessore non può alzarsi la mattina e decidere se aprire una strada o meno, dando lui direttamente disposizioni agli operai. Questo è assurdo in un paese normale. Hai fatto riferimento al sequestro dello scivolo della piazza, ma il sequestro
lo hanno fatto i carabinieri. La mia è stata una semplice segnalazione firmata per verificare se tutto fosse in regola. Non era una denuncia finalizzata verso persone. E c'è stato un errore. Se c'è stato un errore nel sequestrare quel cantiere, devi prenderla con le forze dell'ordine, loro fanno i sequestri. Cioè, se ti rivolgi a noi, non può fare, noi non possiamo farci niente. E questi atteggiamenti sono frequenti in questo comune e spero con tutto il cuore che l'episodio della piazza finisca senza conseguenze per alcuni e che tutto rientri nella fattibilità o meno dell'accesso stesso. Questo contestiamo. Su questo si incentra la nostra azione politica e non sulle persone. Noi, cari concittadini, vi possiamo promettere che con il voto, con il vostro contributo, indipendentemente dalla vittoria o meno, che ci impegneremo per il ripristino delle regole e del confronto civile e democratico. Saremo di più confortati se il 31 maggio voterete la lista Idea Comune con candidato sindaco dottor Antonio Biasco. E ad Antonio Biasco e alla sua famiglia voglio fare un ringraziamento personale e pubblico per il coraggio ad accettare 36 ore prima della presentazione della lista una sfida così importante per il nostro paese. Grazie a tutti. Buona serata.